Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon martedì. E davvero non è il tema dominante sui giornali di oggi. Con poche eccezioni, le aperture sono dedicate alla vicenda dell'anarchico Cospito. La decisione di ieri è stata quella di trasferirlo presso il carcere milanese di Opera, dove c'è una struttura sanitaria di assoluta eccellenza. Il governo, in una riunione del Consiglio dei Ministri, ha tuttavia deciso, per bocca del ministro Nordio, di non revocare il regime del 41 bis. E del resto non c'era dubbio sul fatto che le cose sarebbero state esattamente in questi termini, sarebbe stato impensabile una revoca dopo la sequenza di atti terroristici, non solo vandalici, delle ore precedenti. Poteva mancare l'appello degli artisti a favore? No, e infatti arriva l'appello degli artisti, vedremo anche con un linguaggio poco sorvegliato. Si affaticano sul tema molti editorialisti, in ordine sparso, Cerasa, Ferrara, Sallusti, Minzolini, Sorgi, Bei, di opinioni molto diverse, come vedremo, però diciamo, ciò che ci ha colpito, noi cerchiamo in questa rassegna di fare una lettura, diciamo, contromano per un verso differente, è che nella loro diversità di opinioni tutti questi editorialisti ragionano, il che per carità è anche comprensibile, su ciò che fa, non ha fatto, dovrebbe fare, non dovrebbe fare lo Stato. E non troviamo nessuno che ragioni sulla linea di Cospito, che invece sembra, diciamo, determinato all'irlandese a volere scaraventare il suo corpo, eventualmente anche morto, contro lo Stato. E forse servirebbe qualcuno che dicesse: caro Cospito, se vuoi fare una cosa di questo genere, non si chiama non violenza, si chiama violenza. Come gambizzasti una persona, per così dire, dando il corpo di un altro alla tua causa, ora vuoi dare in modo altrettanto violento il corpo tuo a una causa. Però questo ragionamento sui giornali di oggi non lo trovate. Trovate gli appelli degli artisti. Va bene, un'altra cosa che non trovate, c'è solo un pezzo di cronaca sul Libero, è un eco che noi ci aspettavamo di trovare. Di due media internazionali, l'Economist e Le Figaro, che hanno, diciamo, lavoro elogiato la Meloni, Le Figaro in modo più aperto ed esplicito. L'Economist, in un commento non firmato, pur con una parte finale di riserve, di incognite, ma insomma, con un pezzo assolutamente impositivo nei confronti della Presidente del Consiglio italiano, ma questa cosa non la trovate sui giornali oggi. Trovate invece la cronaca di un evento di Poste italiane con migliaia di sindaci, perché Poste ha deciso di aprire altri uffici in una serie di piccoli comuni. C'erano Meloni e Mattarella. Meloni ha colto l'occasione per dire: l'Italia è una, non c'è Serie A, Serie B, alla vigilia dei consigli dei ministri che vareranno il disegno di legge autonomia di Calderoli. E quindi qualcuno può vedere la cosa come una specie di bilanciamento di comunicazione rispetto alla decisione che il governo prenderà, qualcun altro come a un'ultima leva negoziale interna alla maggioranza. Sulla guerra impazza, c'è la tragedia e c'è la farsa. La tragedia è la cosa tenuta bassa dai giornali italiani, la rivelazione di Boris Johnson, che dice: a un certo punto Putin mi ha minacciato, ha detto può bastare un minuto, un missile per colpire Londra. E invece poi la farsa, Zelensky a Sanremo. Allora, se volete una voce fieramente contraria, oggi sulla verità è intervistato Carlo Freccero, che organizzerà una specie di controevento, e dopodiché non si sa cosa sia più, diciamo. Vabbè, fate voi il commento. C'è la notizia secondo la quale il testo di Zelensky sarà preventivamente esaminato dall'ex direttore di Rai 1 e ora responsabile di uno dei segmenti Rai, Coletta. Avete presente Coletta, no? Quello che organizza gli show Rai, che visionerà
il testo Zelensky. È tutto, ormai voi dite, ma si può fare una rassegna senza sganasciarsi dalle risate o disperarsi al mattino? Questa è la situazione. E per restare nel clima, la vicenda PD Giarrusso. Allora, il PD guadagna, si fa per dire, un Giarrusso e perde un Alessandro Gassman, perché ci informano diversi giornali che l'attore, per mancanza di prove, ha fatto ieri un tweet fiammeggiante in cui dice: "Ah, non vi voterò mai più se entrano personaggi di questo tipo". E qui però noi vi consigliamo due letture. Stefano Folli sulla prospettiva, a questo punto veramente indecifrabile e confusa, della sinistra. Per un verso, dopo le scelte, in qualche misura evocative di uno sfascio di Sposetti e Zingaretti di sostenere la Schlein, e per altro verso Folli recupera quel tema che ieri era valorizzato su Domani, di questa sorta di intesa CGIL, Sant'Egidio, ambienti cattocomunisti, è proprio il caso di dirlo, per una sinistra alla Lula, e Folli vede, diciamo, prospettive cupe, o comunque prospettive non riformiste, è evidente, per la sinistra. Così come su Italia Oggi Martino Lo Iacono si interroga: ma qual è a questo punto l'ubi consistam del Partito Democratico? Segnalazioni finali su Cina, ipotetici incarichi europei per Draghi e poi il professor Burioni. Il professor Burioni, eh sì, perché c'è anche, diciamo, ci sono anche le virostar, evocate peraltro in un pezzo di Borgonovo che citeremo tra un istante nella sezione dedicata alla verità. E proprio dalla prima della verità partiamo con la rassegna dei titoli delle prime pagine. La verità: le nostre aziende continuano a fare affari con la Russia. La ricerca di due accademici svizzeri dimostra che solo l'8,5% delle imprese occidentali ha disinvestito in barba alle sanzioni e alle pressioni che i governi hanno esercitato. Perfino McDonald's si è lasciata la porta aperta. E poi, fotonotizia: le virostar riescono a collezionare figuracce pure con Djokovic, così l'apertura della verità. Libero, foto di Cospito, l'anarchico Cospito, tutti i crimini del bombarolo che fa la vittima, così l'apertura di Libero. Il fatto. Allora, qui ormai veramente noi, insomma, non sappiamo più ogni giorno, ma che idea c'ha Travaglio dei suoi stessi lettori se gli propone ogni giorno copertine da Corriere dei Piccoli? Però, insomma, questo è. Allora, la foto è quella della ministra Calderone, come se fosse, diciamo, la giudice di un talent, quelle che alzano le palette, o una giudice di Ballando con le Stelle, come se fosse Selvaggia Lucarelli che deve commentare il tango di due concorrenti, che ha le palette in mano. In una paletta c'è scritto reddito sì, nell'altra paletta, contraddittoriamente, c'è scritto reddito no. E allora che cosa ci vuole dire Travaglio? Che la Calderone è schizofrenica, approva la risoluzione UE anche per gli occupabili. Il governo in Europa dice sì al reddito e in Italia lo toglie. Ecco, così. Così la mette Travaglio. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, sotto la testata: Cospito trasferito, resta al 41 bis. Anarchici, incendiate altre auto. Il governo non ci lasciamo intimidire. Il giornale, più combattivo, nel senso che sembra, diciamo, soddisfatto della linea dura governativa: anarchici all'angolo, nessun cedimento su Cospito. Vedremo però che nell'editoriale Minzolini manifesta una preoccupazione. Vedremo perché. Il Messaggero sulla questione autonomia e in qualche misura la frenatina, così la interpreta il quotidiano romano, che si è ritagliato un ruolo da oppositore del progetto Calderoli. In Italia servizi uguali per tutti. Il premier Meloni rilancia il tema dell'unità del paese. No alle zone di serie A e serie B, ma la nuova bozza Calderoli sull'autonomia ignora gli standard minimi per nord, sud e centro. E quindi, nonostante la cosa di Meloni, il Messaggero non si accontenta. Il Tempo: caso Cospito, nuovi attacchi anarchici. Dopo gli scontri a Trastevere, ieri incendiate 6 auto tra Roma e Milano, il governo riunito in CDM ribadisce assoluta fermezza, confermato il 41 bis.
Poi la stampa, Cospito trasferito a Milano e Nordio dice non revoco il 41 bis, e Repubblica, Cospito via tutti i 41 bis. Qui c'è un elemento in più, cioè si attribuisce in un retroscena a Cospito la volontà di non lottare solo, diciamo, per se stesso, ma di voler complessivamente abolire il regime del carcere. L'esponente anarchico proseguirò lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi. Qui si è consentito dire, cioè la seconda clamorosa proprio sgrammaticatura del codice non violento, non solo scagliare il proprio corpo contro l'interlocutore, ma contrariamente alla buona regola non violenta, che è quella per cui uno fa uno sciopero della fame per chiedere all'interlocutore il rispetto delle leggi esistenti, esempio classico pannelliano, il Parlamento non elegge un membro mancante della Corte Costituzionale, si fa un'iniziativa affinché la legalità sia onorata e il plenum della Corte Costituzionale sia ricostituito. No, in questo caso Cospito vuole che le leggi siano cambiate come piacciono a lui. Anche questo. Vedremo che però Francesco Bei riesce nell'impresa di citare Pannella, ma su altro fronte. Va bene. Oh, però vanno anche segnalati due giornali più piccolini e che tuttavia oggi decidono di sparare a palle incatenate contro il governo, con toni francamente poco sorvegliati. Domani il giornale di Stefano Feltri, edito da Carlo De Benedetti: Meloni è pronta a lasciar morire in carcere l'anarchico Cospito. Quindi è colpa di Meloni, ci dice Feltri, e alza ancora la voce Sansonetti sul Riformista: l'anarchico deve morire, il governo condanna Cospito. No, l'anarchico vuole morire, ma no, invece per Sansonetti l'anarchico deve morire. E arriva a supporto, come in Amici miei, vi ricordate il conte Mascetti che organizzava il rinforzino a cena, no? Un'oliva a testa come rinforzino. Arriva come rinforzino la professoressa di Cesare sul Riformista: liberatelo subito, in gioco la democrazia. E diamogli anche un premio, diamogli anche un premio. Va bene, va bene, si fa per dire, le segnalazioni iniziali dalla verità, oggi particolarmente ricca di cose. Allora, Camilla Conti ha esaminato la ricerca di questi due analisti svizzeri che dicono: guardate che al di là delle misure prese dai diversi governi, oltre il 90% delle aziende occidentali proseguono a fare affari con la Russia, il che può portare a diverse riflessioni, il fatto che queste imprese seguono legittimamente il loro interesse. Alcuni più ottimisti possono dire, in fondo, anche le crisi più gravi possono avere un termine, una parentesi che si chiude e quindi il mercato in qualche misura scommette su un nuovo equilibrio. La Conti vi spiega tutto questo in termini di analisi del report e poi di osservazioni che svolge a proposito. Maurizio Belpietro è critico, per ragioni che scoprirete leggendolo, dei due editoriali di ieri di Repubblica e del Corriere. È critico di Ezio Mauro, che non sembra capacitarsi del fatto che gli italiani abbiano un'opinione diversa dalla sua, di Mauro, sul conflitto. È critico anche dell'editoriale di Panebianco. Dice Belpietro: vabbè, se conta la volontà degli ucraini, però allora bisogna considerare anche quella degli italiani. Così la tesi di Belpietro. Antonelli ragiona sull'attacco che è avvenuto all'Iran. Evento che ha una serie di aspetti ancora da chiarire, e dice: guardate che qui c'è una prospettiva, comunque la pensiate, di medio orientalizzazione del conflitto. Il conflitto si allarga, non c'è solo, diciamo, il quadrante e il teatro ucraino, ma si va anche in Medio Oriente. Stefano Graziosi su Blinken, il segretario di Stato americano che va in Egitto e che sembra fare sponda alle iniziative di Meloni in Algeria e Libia. C'è dunque un'azione in qualche misura di conserva tra Washington e Roma. Poi vi abbiamo detto, sentito da Maurizio Caverzan, Freccero, che è fieramente contrario alla presenza di Zelensky a Sanremo.
Poi Covid, allora Djokovic, a cui era stata pronosticata fine della carriera, morte, sciagure varie, eccetera, e invece diciamo, non ha avuto tempo di ascoltare i virologi e è tornato a vincere uno dei quattro tornei più importanti di tennis e le Virostar non si danno pace, reazioni, ieri dicendo, ah, è comunque cretino, dà cattivo esempio, eccetera, su queste reazioni, Francesco Borgonovo. Chi vi parla su Ursula von der Leyen, non sono ancora chiariti tutta la storia, i messaggini tra lei e la D di Pfizer, insomma. L'Unione Europea parla ogni 3x2 di accountability, eccetera, ma è qui se il vertice delle istituzioni europee non dà conto ai cittadini di una vicenda così significativa e sensibile, e poi non ci si può sorprendere della sempre minore credibilità delle istituzioni europee stesse. Alessandro Rico sull'Organizzazione Mondiale della Sanità e le preoccupazioni su Omicron nel versante asiatico, e dice Rico, stiamo attenti qua, questa diventa la ragione, diranno alcuni, il pretesto, diranno altri, per tenere in piedi il circo emergenziale. E poi, ultima anzi, penultima segnalazione, Paolo Del Debbio, che dice, ma se l'Unione Europea, tramite la BCE, segue la linea americana, cioè della Fed, sui tassi, perché le istituzioni politiche europee non seguono le istituzioni politiche americane anche sulle misure economiche, i maxi aiuti all'economia? Diciamo, comunque voi la pensiate, Del Debbio fa notare questa, diciamo, questa asimmetria, questo allineamento solo parziale su i due aspetti di una politica economica. O meglio, sulla politica economica da affiancare a una certa politica monetaria della rispettiva banca centrale. E poi Carlo Tarallo sulla vicenda Cospito. Tarallo vi spiega molto bene, molto giudiziosamente, tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri. E poiché Cospito è su tutte le prime pagine, apriamo la sezione Cospito con circa una mezza dozzina di commenti che abbiamo selezionato per voi. Sul foglio ce ne sono diversi, segnaliamo quello del direttore Cerasa. Chi sbaglia sul caso Cospito? Dice Cerasa che ci sono delle dialettiche, così le chiama, che non lo convincono. Nella prima dialettica vi è un dibattito sulla necessità o meno di rispondere con fermezza alle manifestazioni violente degli anarchici. Nella seconda vi è un dibattito sulla necessità o meno che la politica faccia qualcosa, sia nella misura di chiedere alle istituzioni un intervento per modificare il 41 bis, o perfino nella misura di far chiedere la grazia all'anarchico Cospito. In entrambi i casi, però, secondo il direttore del Foglio, la questione si perde di vista e provare a illuminare quella che ci sembra la ciccia ci sembra utile. Allora andiamo a vedere dov'è la ciccia per Cerasi. Il punto è questo. Il punto non è chiedersi se lo Stato debba essere fermo con i violenti, il punto non è chiedersi se lo Stato debba trattare con gli anarchici, il punto è chiedersi se lo Stato di diritto si possa affrontare e si possa affermare senza retrocedere sui diritti di un detenuto. Vabbè, ma è rimasto un giro indietro Cerasa, perché ieri il governo e le autorità hanno comunque deciso il trasferimento a scopo sanitario, quindi si è tenuto il punto e si stanno garantendo le cure all'interessato. E vabbè, e Cerasa l'abbiamo archiviata. Andiamo a vedere Giuliano Ferrara che dice no alle simulazioni storiche. A Ferrara non convince il parallelo con la fermezza durante il sequestro Moro. Andiamo a vedere questo passaggio. Non c'è solo a distinguere le circostanze il fatto che l'anarchico oggi in carcere duro ha compiuto nel 12 un delitto grave contro la persona colpendo alle gambe un dirigente industriale del settore nucleare, ma senza effetti mortali. Mentre il rapimento di Moro era costato 5 corpi stramazzati sul selciato di via Mario Fani, gli uomini della sua scorta, e fu contrappuntato per giorni da una campagna di primavera fatta di aggressioni, omicidi e delitti di natura terroristica all'insegna di un programma del partito armato. E quindi dice: la prima differenza è che qui il morto non c'è stato. Ho capito, ma vabbè, lasciamo perdere, se no poi già i nostri rapporti con Ferrara sono quelli che sono.
Andiamo a vedere l'altra parte in cui Ferrara dice che il parallelismo non va bene. La tragedia è nell'intreccio tra umanitarismo tradito e politica obbedita secondo i canoni più ovvi e ferrei della ragion di Stato, in un contesto di lotta tra centri di potere e indirizzo civile che continueranno per anni a fare dell'eredità storica del caso Moro un motivo di identità contrapposta e di battaglia. La tragedia è nel consenso morboso e folle di ampie sezioni della società civile e dell'intelligenza agli scopi distruttivi del terrorismo, opposto al dissenso organizzato, disciplinato e in certi casi rabbioso di una maggioranza che si sentiva e si proclamava fedele alle regole della democrazia e dello Stato. Per tutte queste ragioni, Cospito merita una riflessione pietosa, cosa del tutto diversa dal cedimento a ricatto di un partito armato combattente e la necessità di assumere comportamenti rigorosi di diritto nel suo caso è altro, radicalmente altro, dalla simulazione storica di un rinnovo della tragedia di quasi mezzo secolo fa. E Ferrara, entrando, diciamo, nella sua logica, nella sua cornice di ragionamento, ha probabilmente ragione nel dire. Il contesto è tutt'altro, un conto era la minaccia dell'EBR arrivata al punto di rapire il presidente della Democrazia Cristiana e il politico più potente in un certo momento, altro conto è la situazione di Cospito. E questo non c'è dubbio. Però forse non è cambiata la mentalità di quella intellighenzia evocata da Ferrara a proposito della seconda metà degli anni 70, ne vedremo più avanti alcuni esempi. Andiamo a vedere dei commentatori che hanno un'opinione diversa da quelle di Cerasa e Ferrara. Per esempio Alessandro Sallusti sulla prima di Libero. Qui non si tratta, l'esplicito titolo dell'editoriale. Pur sgangherato quanto si vuole, questo Stato, per non cedere al ricatto delle BR, ha sacrificato un suo primo ministro, Aldo Moro, uno dei grandi statisti, comunque la si pensi, che l'Italia ha avuto. Pur sgangherato com'è, questo Paese, per non cedere ai ricatti della mafia, ha sacrificato decine di suoi servitori, tra ragazzi delle forze dell'ordine, magistrati, politici e pure qualche giornalista. Insomma, tra i mille difetti italici, quello della trattativa palese con il nemico non è proprio, per fortuna, il nostro forte, per cui non si capisce perché oggi si dovrebbe cedere al ricatto delle brigate anarchiche che stanno disseminando di bombe e bombette l'Italia e le sue sedi diplomatiche estere. Così Libero, che ha il merito, a pagina 3 con Daniele Dell'Orco, di ricordare le imprese di Cospito e non solo la gambizzazione della DD Ansaldo Nucleare con rivendicazioni, cioè era un giorno di sole, ho goduto appieno della vita nel vedere a terra l'uomo che, eccetera. Ma anche l'altra questione che gli è valsa una condanna per strage politiche, ma non ci sono stati morti. Ho capito, ma nel 2006 piazzò davanti alla caserma di Fossano allievi carabinieri un doppio esplosivo, il primo doveva richiamare i carabinieri, il secondo doveva produrre l'effetto letale e poi la cosa non, diciamo, non produsse quegli effetti, però insomma, stiamo parlando di questo, ecco. E anche il fatto va riconosciuto da conto in un pezzo dove sta. Eccolo qua di Davide Milosa, delle imprese di Cospito, in questo caso aggiungendo anche un testo che scrisse in una cosa, in una rivista che si chiama Vetriolo, siamo prima di quando Cospito è stato destinato al 41 bis e scriveva diciamo, il pezzo del fatto è orientato a farvi dire, vedete che aveva una forza di orientamento nei confronti dei suoi compagni, diceva: solo scontrandosi armi in pugno con il sistema possiamo costruire l'azione, il terrorismo è una pratica sempre usata dagli anarchici, il terrorismo dal basso verso l'alto ha tutte le ragioni del mondo, quindi diciamo una totale rivendicazione e addirittura un incitamento alla lotta armata. Ma non perdiamo il filo, abbiamo visto Cerasa, Ferrara, abbiamo visto Sallusti, andiamo a vedere Minzolini sul giornale. Il titolo della prima del giornale è molto forte, Anarchici all'angolo, nessun cedimento, poi però in qualche misura Minzolini tempera l'effetto della prima con il suo editoriale, Attenti ai simboli.
Cospito è mosso dal desiderio di diventare un simbolo. Qualcuno ha fatto il paragone con l'attivista dell'IRA, l'irlandese Bobby Sands, non qualcuno, io, che scelse la strada dello sciopero della fame all'81 fino a morire. Un po' quello che sta facendo Cospito. Anche un epilogo del genere, però, in un modo o nell'altro, si rivelerebbe una sconfitta per lo Stato, perché nella società della comunicazione, dei media, in un mondo in cui ormai nessuno crede a nulla, il sacrificio, al di là delle ragioni che ci sono dietro, sprigiona un fascino magnetico. Ecco perché il governo, nelle sue valutazioni, deve soppesare con attenzione le conseguenze anche di un epilogo tragico. Le BR si cibarono molto nella loro opera di proselitismo della morte di Mara Kagol in uno scontro con i carabinieri, ne fecero una leggenda. La fine drammatica di Cospito rischierebbe di iniettare nelle menti dei più deboli il germe del desiderio della ribellione violenta, del gesto dimostrativo. Così Minzolini che, diciamo, mette in guardia. Però anche qui vedete che lo schema è sempre lo stesso. Che cosa deve fare lo Stato? Nessuno che dica: ma è questo Cospito che intenzioni c'ha? Va bene, proseguiamo il giro e andiamo sulla stampa dove c'è Marcello Sorgi. Anche egli evoca la costruzione di un simbolo e dice: aver fatto sì che questo genere di protesta si protraesse per tanto tempo in un carcere come quello di Sassari, in cui le condizioni dei detenuti, man mano che si aggravavano, non potevano essere valutate con le strutture sanitarie adeguate, è equivalso a lasciarlo morire. È equivalso a lasciarlo morire. Quindi, diciamo, il fatto che quello abbia fatto 100 giorni di sciopero della fame sembra una decisione da imputare allo Stato. Boh. Tanto che a sentire il medico personale del digiunatore, che più volte ha lanciato l'allarme, è un puro caso che Cospito non sia morto e la sua morte non sia data ad aggiungersi al numero già alto di suicidi che avvengono in galera nell'indifferenza quasi generale. Eh no, c'è una bella differenza tra uno che per disperazione si toglie la vita e un altro che invece sceglie scientemente di portare avanti la sua battaglia antistato in questi termini. Però Sorgi fa, diciamo, sembra abbinare le due questioni. E poi c'è Repubblica, attenzione perché Repubblica ha una serie di elementi. Il pezzo che fa il titolo di prima e poi si distende a pagina 3 a firma di Lirio Abate è sulle intenzioni di Cospito e, diciamo, dubitiamo che queste intenzioni così manifestate da Cospito possano giovargli. Lui insiste col digiuno: mi batto per abolire il carcere duro, non per uscirne io. Ha svelato che assume integratori, zuccheri, che ha studiato le mosse per poter resistere a lungo, ma insiste, dice: il tema a questo punto non è la mia sorte, è la messa in discussione del regime complessivo del 41 bis. Regime complessivo del 41 bis che può essere sottoposto a mille critiche, è stato in qualche caso esteso a perimetri diversi per quelli per cui era stato pensato, non c'è dubbio, e la Repubblica con Concita Sannino sente l'ex magistrato Gherardo Colombo che dice: il 41 bis è contro la Costituzione. C'è Francesco Bei che evoca le pagine che effettivamente Pannella scrisse, come non ricordo se prefazione o postfazione a un libro di Turco e D'Elia, Tortura democratica sulle storture del 41 bis. E ancora Bei dice: siamo prigionieri di Cospito. Il trasferimento del detenuto Cospito in regime perdurante di 41 bis dal carcere di Sassari a quello di Opera è una buona notizia, ma non rappresenta una svolta. Tiene ferma la situazione di stallo, allontanando per un po' la possibilità di un esito tragico, eppure resta al di sotto di quanto sarebbe necessario. Quello del governo è un prendere tempo in attesa che qualcuno, ovvero la Cassazione, arrivi a togliere le castagne dal fuoco quando ai primi di marzo si terrà l'udienza per rivalutare il 41 bis per Cospito. È una non decisione che evidenzia il vicolo cieco in cui si sta cacciando l'esecutivo. È colpa dell'esecutivo, ma che. E questa cosa ve la alimenta domani. Meloni è pronta a lasciar morire in carcere l'anarchico Cospito e Sansonetti sul riformista: l'anarchico deve morire, il governo condanna Cospito. Quindi, cioè, non è Cospito che sciopera, è la Meloni che è cattiva.
Sulla stampa non manca, in questi casi non manca mai Luigi Manconi, che è andato a sentire la dottoressa e l'avvocato dell'anarchico, emaciato e in sedia a rotelle con il carcere duro, Alfredo morirà, e poi questa cosa un po' scombiccherata, comunque vada per cospito sarà una vittoria, vedete l'esito irlandese, che così viene messo allegramente tra virgolette. Noi ve l'abbiamo detto, questa cosa non ci convince per niente, e meno che mai l'appello degli artisti, l'appello dei volevoli degli artisti, siete sicuri che li volete? Eccoli qua. Corriere della Sera, Valerio Mastrandrea, Jasmine Trinca, Ascanio Celestini, i 99 posse, manca niente. Ma vedete quello che scrivono? In un appello a Nordio, gli artisti sottolineano, virgolette, la totale indifferenza di coloro che dovrebbero e potrebbero intervenire per evitare che Cospito metta in gioco la sua vita, in quella che definiscono una lotta con il suo corpo, una lotta terribile che lo sta conducendo alla morte. Quindi pure loro, diciamo, anziché trattare Cospito, per cui simpatizzano, come un soggetto che sta prendendo delle decisioni, lo trattano come un oggetto. È francamente surreale. Va bene. Avete capito che tra tanti commenti ne manca uno, a nostro avviso, di impronta autenticamente liberale e che anche richiami al senso delle iniziative non violente. Abbiamo cercato di supplire noi come possiamo. Meloni, allora, elogiata da Figaro ed Economist, però questa notizia sui giornali di oggi non la trovate se non con riferimento a Figaro, in un pezzo di Maurizio Zanon, a pagina 6 di Libero. Au revoir, goofy è la formula scherzosa con cui viene rubricata la pagina. Anche Le Figaro elogia i 100 giorni di Giorgia. Ma invece l'approccio degli oppositori, anche in questo caso del Fatto Quotidiano, è sempre un approccio, diciamo così, tra lo sprezzante, il liquidatorio, eccetera. Guardate la prosa di Antonio Padellaro, che insomma con i suoi capelli imbiancati dovrebbe rappresentare l'anima più saggia del fatto, invece è spesso quella più estremista. Sentite voi i toni. Liberatasi dallo stigma marcia su Roma, si ha come l'impressione che la Meloni debba ora guardarsi dalle milizie, queste sì cingolate della marcia sulla RAI, e dagli arditi pronti a occupare le meglio poltrone della sanità o di qualunque altra presidenza a disposizione. Niente a che vedere, chiariamo subito, con l'eroico combattente Matteo Bassetti, l'infettivologo che dalle colonne della Verità, no, era Libero, lancia alto e forte il suo grido per liberare dal giogo della sinistra la sanità. Dalla Premier, decisa a resistere alle lusinghe del potere, ci aspettiamo, quando sarà, la pubblicazione del diario che avrà preso nota di tutte le suppliche recapitate a Palazzo Chigi, quasi esclusivamente da chi prima neppure le rispondeva al telefono. Tutta gente che soffre per la discriminazione politica subita e che ora finalmente soffre, ma quest'ultimo soffre è scritto S apostrofo, quindi si offre. Vabbè, Padellaro la mette così. Non siamo certi che la sinistra recupererà con un approccio di questo tipo. Qualunque giornale sceglierete di prendere, il discorso di Meloni e Mattarella anche all'evento di Poste, i comuni e l'incrocio inevitabile con la questione autonomia, sia Messaggero che Stampa individuano la questione come, diciamo, una frenata rispetto a quel progetto di autonomia che pure avrà via libera in Consiglio dei Ministri. Quindi qualcuno può dire, diciamo, una furbata, un riequilibrio di comunicazione, qualcun altro potrà dire un'ultima trattativa prima del Consiglio dei Ministri decisivo. La guerra, qui vabbè, vi abbiamo segnalato già tante cose. Ah, questa cosa di Coletta che visionerà il messaggio di Zelensky, vabbè, siamo veramente, beh, insomma. Sul versante opposto, da segnalare Travaglio scatenato che, se diciamo inversione fuori l'Italia dalla NATO, vedete come conclude Travaglio. Ove mai vi sopravvivesse un grammo di sovranismo, il governo italiano dovrebbe avvertire, virgolette, gli alleati, quindi
alleati, tra virgolette, che a noi l'Iran e la Cina non hanno fatto nulla e che l'articolo 11 della nostra Costituzione ci vieta di risolvere le controversie internazionali a mano armata. Quindi bombardino pure chi pare a loro, ma lasciano in pace la NATO, cioè noi. Quelle sono le loro guerre, non le nostre. Noi abbiamo già dato così. Travaglio. E se non vi basta Travaglio, in omaggio ci avete pure Orsini, il professor Orsini, quello del professor Ampio, ve lo ricordate? Quello Broad, eccetera, era il professor Ampio. O si trova un accordo con Putin o l'Ucraina verrà distrutta. Già c'è un progresso perché in altri tempi avrebbe detto sventrata, oggi è distrutta. Va bene, noi continuiamo a suggerire, i nostri suggerimenti naturalmente non tenetene conto a un pezzo di opinione pubblica e di commentatori di destra, ma voi veramente volete imbarcarvi nella compagnia con Travaglio, Orsini, Vauro, eccetera. Va bene, andiamo sul Partito Democratico che si prenderà gli ultimi minuti di questa rassegna. Allora, la vicenda di Giarrusso e la reazione fiammeggiante di Alessandro Gassman, la racconta anche divertendosi Elisa Calessi sul Libero, Gassman che dice: "Non vi voto più al PD, un partito che continua a essere riempito di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l'idea iniziale. Cavallo di Troia, non vi voto mai più, addio." Così, così Gassman. Giarrusso è oggetto anche dell'attacco sul Fatto di Alessandro Scanzi, che rimprovera Giarrusso di vivere per stare sotto i riflettori televisivi. Quindi Scanzi accusa Giarrusso di voler stare. Qui finisce che alla fine il meno peggio è Giarrusso. Vabbè. Non esageriamo, non esageriamo. Va bene, mentre diversi giornali, è il caso del Corriere della Sera, per esempio, registrano il sostegno a sorpresa di Nicola Zingaretti a Elly Schlein. Ora, è da dubitare che un omone di apparato come Zingaretti possa avere chissà quali punti di contatto con la prospettiva confusa della Schlein. Quindi è evidente che ormai è diventato una specie di caos ingovernabile, quello del Partito Democratico, per cui alcuni dirigenti, in odio ad altri che sostengono Bonaccini, preferiscano, diciamo, così un finale da Zabriskie Point. Ve la ricordate l'esplosione finale della conclusione del celebre film di Antonioni? Ma comunque trovate Maria Teresa Meli sul Corriere: "Zingaretti sosterrà Schlein, è l'unica che può cambiarci." Attenzione a un paio di commenti. Martino Lo Iacono su Italia Oggi: "Il dibattito congressuale del PD non riesce a scaldare i cuori." E scrive Lo Iacono: "Di fatto non si è ancora chiarita la sua natura. Il PD è un partito socialdemocratico, un partito di sinistra radicale o semplicemente un partito di centrosinistra? Il tentativo di far convivere il manifesto del 2008 con il manifesto per il nuovo PD approvato pochi giorni fa spiega la necessità di tenere tutto in equilibrio senza prendere decisioni definitive. Basti solo menzionare il ruolo affidato allo Stato nell'economia, un ruolo secondario nel manifesto delle origini, un ruolo cruciale nel nuovo dove si parla di Stato regolatore e innovatore, un'ambiguità che racconta l'infinito travaglio d'Emma." E lasciamo poi l'ultima parola a Stefano Folli, che parte dall'altro sostenitore a sorpresa della Schlein, e cioè un vecchio dirigente come Ugo Sposetti, a suo tempo tesoriere dei DS, che sull'Espresso ha detto: "Bisogna sostenere Schlein." È un'opinione aspra, commenta Folli, perfino drammatica, ma dovrebbe servire almeno ad agitare la superficie dello stagno. Invece il dibattito tra i candidati continua a svilupparsi in modo abbastanza convenzionale, non privo di infortuni perfino grotteschi, come il caso dell'ex Iena televisiva, il grillino Dino Giarrusso. Ma poi Folli sposta la telecamera su altre cose. La prima e più significativa è quella descritta in modo dettagliato su Domani, questo accadeva ieri mattina, da Daniela Preziosi, un movimento cristiano sindacale sul modello Lula, una santa alleanza dalla comunità di Sant'Egidio a Landini, dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, a segmenti di Articolo 1 con i 5 Stelle di Conte per ora tenuti a bada, il tutto sotto l'occhio molto benevolo di Papa Francesco. È chiaro che una prospettiva del genere, al di là delle sue caratteristiche latinoamericane, soprattutto nei riflessi populisti, segnerebbe una novità clamorosa nella storia della sinistra.
ma c'è dell'altro. Il PD è stato anche un tentativo riformista, di tutta evidenza opposto alla prospettiva Landini-Sant'Egidio. Che ne è di quella suggestione? Sembra dispersa. E poi però Folli diceva qualcosa ancora c'è, è il caso di Nicola Rossi che sul Foglio invita a criticare il governo senza presentarlo in forma caricaturale come fosse un fallimento permanente. Ricorderete la nota di Rossi che ieri avevamo citato sul Foglio. Sbagliare l'analisi è un lusso che la sinistra non può permettersi. E poi ci sono Enrico Morando e Biagio De Giovanni, intellettuali che ammoniscono a non abbandonare il ramo liberal-democratico che va invece rafforzato perché lì sono le riforme che servono all'Italia, a cominciare dal garantismo. Modi assai differenti di rispondere al vuoto attuale. E vedete come, in modo a mio avviso mirabile e anche intellettualmente generoso, Folli rispetto a un giornale Repubblica che va ormai in tutt'altra direzione, continua a indicare una prospettiva diversa, continua a dire alla sinistra, guarda che forse è la prospettiva liberal-democratica, non una prospettiva giustizialista, grillina, sindacale, cattocomunista, quella che ti aiuterà. Siamo alle segnalazioni finali. Allora, su Italia Oggi è importante l'approfondimento di Tino Oldani. In Africa l'UE sfida la Cina con annunci ambiziosi, ma in ritardo. Pechino ormai è il primo partner economico in ben 30 paesi su 54, quindi le mani cinesi sull'Africa. E sembra una risposta, diciamo lo spiffero, la voce registrata oggi sul Sole 24 Ore, secondo cui a Draghi verrebbe offerto un incarico europeo di, come dire, capofila di quella che viene chiamata la Via della Seta europea, cioè un'iniziativa in qualche misura con cui l'UE dovrebbe fare concorrenza agli investimenti cinesi. Vedremo. E a proposito di Cina, occhio al caffè, tenetevi forte, Roberto Burioni su Repubblica, che fa tutto uno spiegone sulle cose sbagliate da Pechino in questi 3 anni, e figurarsi, benvenuto, però alcuni suoi colleghi dicevano che la Cina era il modello a cui guardare. Conclusione, ricordiamo che molti film catastrofici iniziano con qualcuno che non sta a sentire uno scienziato, come vedete accade anche nella realtà. Chi ha passato 3 anni a gridare contro la dittatura sanitaria dovrebbe dare uno sguardo alla Cina per capire cos'è una vera dittatura sanitaria e che danni può causare. Da anni che la nostra imperfetta democrazia occidentale, che talvolta disprezziamo, fortunatamente ha evitato. Però il fatto che il modello cinese, che qui criticavamo e che alcuni colleghi di Burioni indicavano invece come cornice alla quale ispirarsi, il fatto che quel modello abbia fatto fallimento non deve tuttavia farci chiudere gli occhi rispetto ai pasticci combinati qui per sentire diciamo, quelle che poi si sono rivelate le sciocchezze, a dir poco, di Burioni e di tanti altri. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi e poi domani mattina. Buonissima giornata e vi ricordo l'opportunità di passare in edicola a prendere la Verità. Buona giornata.